Bentrovati, bentrovate di nuovo e a questo secondo incontro. Lo riprendiamo dalla seconda domanda che ci eravamo posti la volta scorsa. Cosa abbiamo imparato di nuovo del vivere tra noi in questo tempo? Come rielaborare la relazione, la convivenza? La messa in comune della vita dopo questi mesi e quale attesa sulla vita comune, su una vita comune che sia capace di cura della vita stessa di ognuno, di ogni donna e di ogni uomo, svelato nella sua vulnerabilità estrema. E dobbiamo chiedercelo con un'attenzione nuova al farsi vivo delle relazioni tra noi, quello che si è imposto in questi mesi. Abbiamo visto che le relazioni sono la vita, hanno preservato la vita, l'hanno difesa, l'hanno coltivata per quanto possibile, l'hanno risignificata un poco da capo. Citavamo nel primo momento di riflessione il bel libro di Edgar Morin sulla fraternità. Recentemente uscito dalle edizioni Ave, dove Morin dice appunto che occorre costruire oasi di fraternità. Forse non si costruirà un mondo nuovo. È possibile però cominciare piano piano a costruire delle oasi di fraternità, delle microarche di Noè, dice Morin, quelle sulle quali rifugiare e rifare la vita, la possibilità della vita. Ci dedicheremo a questo nella riflessione di oggi, sapendo che costruire delle oasi di fraternità chiede una sorta di nuova capacità adulta, chiede una riscoperta della capacità poetica di annuncio del nostro fare quotidiano, delle nostre scelte, della nostra operosità. Quando dico una nuova adultità, dico della riscoperta delle donne e degli uomini, della loro capacità di promessa, di presa sul serio e di mantenimento della parola data. Nuova adultità vuol dire dell'adulto, dell'adulto padre e madre, in ogni forma di paternità e maternità, di curare il futuro degli altri. L'adulto è questo, è colui che cura il futuro degli altri, che è capace di promessa, che sa che promettere è sempre promettere se stessi. Ma appunto, della vita comune, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che occorre riprendere i patti di comunità. Ogni nostra azione nel cammino che si apre di fronte a noi, perché la comunità che si prende cura è la comunità che è consapevole che ciò che si apre ora davanti a noi è un cammino. Non è una sorta di nuova stabilità. Non è il sostegno per riuscire a vivere all'interno di una comunità definita, di una città che ha le sue regole, che vengono ricostruite, di un'economia e di una forma dello scambio, come dire, in qualche modo già date, all'interno delle quali è necessario ripensare le forme materiali della vita. No, un cammino aperto, un cammino che chiede una nuova capacità di patto, oltre che una nuova capacità di iniziativa. L'oggetto di lavoro è la comunità. L'oggetto di lavoro non è più la risposta al singolo bisogno o il sapere trattare con una condizione particolare della vita, con una particolare fragilità o con particolari patologie.
No, l'oggetto di lavoro d'ora in poi è l'intera comunità. È l'intera comunità da curare, nelle sue capacità di esprimere al suo interno ascolto, comunicazione e immaginazione, visione. Anzitutto ascolto e incontro. Lavoro di comunità. Lavoro di comunità è questo, è fare in modo appunto che nel cammino tutti siano ascoltati e tutti siano chiamati a dare del loro, a essere partecipi. E i nostri contesti saranno chiamati, i nostri contesti di vita, i quartieri, i paesi, i territori, le valli, le regioni, le città, saranno chiamati a un'operazione non soltanto di ricomposizione, non soltanto di inclusione, di sostegno reciproco, sicuramente anche tutti questi. E quanto di questa nostra azione in passato però ha rappresentato una sorta di sostegno ai margini, messa al riparo dei margini, lasciandoli margini, non riuscendo che ad operare questo. Ecco, tutto questo sarà ancora necessario, ma dovrà essere, come dire, in qualche modo ridisegnato, ricaratterizzato, nella forma di un nuovo riconoscimento, di un nuovo riconoscimento reciproco, di un nuovo circuito di responsabilità da attivare. Saranno contesti da riavviare, in forme di inizio, in scoperta di nuove forme di convivenza, di nuove forme di economia, di nuove capacità d'abitare. Abitare di nuovo e abitare il nuovo. Senso di incertezza in tutto questo? Sì. Ma un senso di incertezza condiviso con altri, perché l'incertezza sarà la cifra profonda del vivere e del relazionarsi tra le donne e gli uomini nei mesi e negli anni a venire. Un'incertezza che fino a ieri riguardava soltanto i fragili e riguarderà ora tutti, tutti, quasi tutti, quantomeno, e comunque tutti, anche i privilegiati, si sentiranno incerti, un po' a rischio, in pericolo, avranno paura di perdere il privilegio. Vivere nell'incertezza chiederà un grande lavoro di comunità. Bisognerà che un po' interroghiamo le nostre rappresentazioni, del lavoro sociale e lo ripensiamo come un lavoro in qualche modo di rianimazione dei territori, appunto, un lavoro di inizio, generativo. Cosa faremo nascere di nuovo tra noi? Siamo stati capaci, un po' disperatamente, di far nascere del nuovo tra noi nei mesi acuti della pandemia. Dovremmo essere capaci di ricordare tutto questo dentro una consapevolezza sociale nuova e, come dire, in qualche modo in cerca di un suo riorientamento. Una comunità capace di cura è una carovana che sa orientare il suo cammino. Si chiede verso dove vuole andare e un po' lo prefigura, lo immagina, lo profetizza, coglie i criteri di questo cammino, i modi del patto, della tenuta di tutti dentro il cammino, nessuno escluso. Sa quali sono le priorità e quali sono le cose secondarie, superficiali, illusorie in questo cammino. Bisognerà prendere alcune qualità nuove e antiche insieme. Una prima potrà essere quella di non voler dare delle risposte definitive subito alle questioni, ma stare all'interno delle questioni, provare a conoscere insieme,
ciò che emerge via via dai contesti, da contesti definiti di vita, dentro le condizioni di vita delle persone, ciò che emerge in ognuno, come abbiamo detto già nella prima parte di questa riflessione, ciò che emerge come prospettiva, come attesa profonda, come desiderio profondo, così mescolato alle paure, ai timori, anche i sospetti, un po' i rancori. Conoscere insieme ciò che si vive tra noi profondamente e lavorare molto sulle integrazioni delle presenze, delle competenze, delle sensibilità. Entrare in contatto profondamente con le situazioni e esplorare. Capire, farlo operosamente, faticosamente. Fare, sì, e cercare insieme. Rispondere, sì, e incontrare insieme. Realizzare concretamente dei progressivi accompagnamenti di condizioni di vulnerabilità, sì. E insieme appunto riflettere, pensare, riconnettere, e con la consapevolezza che tutto questo lo faremo venendo da alcuni decenni in cui abbiamo vissuto una sorta di depauperamento del legame e della capacità di presenza reciproca. Perché i nostri modi di lavorare, di abitare, di relazionarci gli uni agli altri sono fortemente stati segnati da una funzionalità, da una ricerca dell'efficacia e da una velocità che ha impedito la costruzione di una relazione pacata e pensosa tra noi, che riflettesse continuamente sulla qualità delle nostre scelte di vita, sui nostri stili di vita. Anche di fronte alla fragilità abbiamo scomposto, settorializzato, funzionalizzato le relazioni. Abbiamo agito per specializzazioni, cercando un controllo per parti delle situazioni. Ecco, dovremo pensare che il controllo, la messa in sicurezza reciproca, ha più a che fare con l'intensificazione, la qualità, l'apertura delle relazioni, piuttosto che con la presa specialistica sulle questioni. Una capacità di aiuto della comunità avrà bisogno appunto di questa novità. Di rapporto con il tempo e con le situazioni. Non leggere tutto in termini di domanda a cui offrire risposta, ma attendere insieme alle condizioni di vita, provare a ridisegnarle e avere un atteggiamento continuamente proattivo, generativo. Cosa ha creato di nuovo negli atteggiamenti, nelle capacità e nelle relazioni tra noi? L'offrire questa iniziale risposta, questo iniziale incontro. Non ci potrà essere prestazione uguale nel tempo. Dovrà esserci una sorta di micro novità creata ogni volta da ogni gesto. Da questo punto di vista, le condizioni di fragilità o di rischio andranno visitate, andranno messe in movimento, non si potranno attendere soltanto nel loro manifestarsi a noi, nel loro bisogno, un poco nella loro disperazione. E questa visita
delle risorse e delle prospettive nuove che si possono aprire nella convivenza attorno ai temi del lavoro, dell'abitare, della salute, dell'apprendere, e per poter costruire una sorta di nuova fiducia nella relazione nel futuro. E quanto serie le riflessioni appunto di Levinas sul tempo e l'altro, quanto fiducia nell'altro e fiducia nel futuro paiono profondamente, così profondamente legate, essere elementi della stessa esperienza dell'umano. E fiducia è sempre accettazione del rischio, è sempre esposizione. È sempre messa a disposizione. Ecco, quanto di questo viene prodotto, viene promosso, viene generato, viene richiamato dal nostro agire, dal nostro operare, dal nostro ascoltare. Sarà una domanda preziosa questa, importante. Tra l'altro è una domanda che ha come corollario inevitabile il sapere bene che non si basta da soli. È una domanda che si fa con altri soggetti, che si fa insieme, in luoghi appunto comunitari, perché sono luoghi del riconoscimento reciproco. Questa umiltà della nostra esperienza andrà recuperata, anche qui una riflessione sulla nostra esperienza andrà ripresa. Abbiamo sempre pensato che l'esperienza fosse, avesse valore, diciamo, perché con un suo senso, con una sua efficacia, con una sua compiutezza. Abbiamo pensato che l'esperienza fosse qualcosa di forte, fosse qualcosa che cambia. L'esperienza è sempre qualcosa di mancante, invece. Non siamo ricchi di esperienza, se non nella forma dell'essere ricchi, dell'incompiutezza di ciò che fino ad ora abbiamo sperimentato e vissuto, in noi e con altri. E è a partire da questa incompiutezza che si apre lo spazio del nuovo, della ricerca, dell'inizio. E vivere le nostre esperienze soprattutto dal lato dell'apertura, dal lato della mancanza, dal lato del cammino, non della compiutezza, non della conclusione, non della risolutività, non della prestazione efficace, ma del gesto di avvio, che chiede forti competenze anche, e che chiede poi l'esercizio di volontà, e che chiede la disponibilità a stare, a entrare nel gioco, a partecipare, a prendere valore. Ecco, un'esperienza mancante è un'esperienza che ospita il contributo anche piccolo di chi si sentiva fino a poco fa portatore prevalentemente o soltanto di un bisogno. Ecco, rivisitare le nostre esperienze come cammini nell'incompiutezza aperta e nel nuovo, e anche ereditare le esperienze del passato, appunto, nella loro incompiutezza, nella loro apertura, nel loro richiamo ad altro, a giocare altro, di sé insieme ad altri. E nella nostra convivenza la vulnerabilità si manifesterà in modo acuto e in tre forme, fondamentalmente. Dovremo essere capaci di agire nel confronto di ognuna di queste tre forme. La prima sarà la sofferenza che diventa rancore, che diventa conflitto, che diventa rabbia, che diventa anche distruttività.
Le nostre opere dovranno appunto sapere stare nel conflitto e farlo evolvere in modo non distruttivo. Essere opere di riconciliazione, ma non di armonizzazione facile o di consolazione, no, di impegnativa assunzione del conflitto e di ricomposizione di logiche di presenze diverse attorno ai problemi e alle possibilità di vita. Le nostre opere apriranno contraddizioni, manifesteranno il conflitto tra logiche diverse, le logiche dell'autoassicurazione, dell'esclusione e le logiche invece della disponibilità a un nuovo legame, a un nuovo patto, le logiche della responsabilità verso il futuro, verso le generazioni giovani. E le logiche della irresponsabilità, del mantenimento del privilegio, del diritto acquisito. Ecco, dovremmo essere capaci di abitare questi luoghi, di dare narrazione alla rabbia, al rancore, di dare configurazione al conflitto, di farlo esprimere e poi di lavorarci dentro. Di ricomporlo, di richiamare al riconoscimento reciproco, di provare narrazioni nuove all'interno del quale, all'interno delle quali, ritrovare se stessi e anche le ragioni profonde della propria richiesta di riconoscimento della dignità e nelle quali mettere anche il gioco della propria responsabilità, della prova di sé. E poi nella nostra convivenza un grande bisogno di cura si esprimerà attorno alle manifestazioni del disagio profondo, della sofferenza, del disagio personale che diventa disagio sociale, relazionale. E qui certo bisognerà essere presenti con competenze attente attorno delle dimensioni che saranno sicuramente patologiche. E che sono legate a forme di dipendenza, che sono le malattie dell'anima, ma anche le malattie sociali, e questi disagi che gridano a volte e che sfidano le capacità di una convivenza di farsi nuova ed accogliente, e andranno ripresi. Andranno riprese queste urla andranno riprese, questo disagio andrà ridisegnato dentro la nostra convivenza, dentro le quotidianità del nostro affaccendamento, dentro il nostro abitare. Chiederanno novità nel nostro modo appunto di relazionarci, di lavorare, e un nuovo sapere del vivere. Dentro questo, perché appunto questo disagio non ha veleni. Bisognerà uscire così da una logica medicalizzante, patologizzante e riaprire dentro una cura della vita nuova, dentro un sapere della vita nuovo, una nuova disponibilità della presenza gli uni agli altri. Ma qui ecco c'è il vantaggio che l'urlo lo si sente, che il disagio a volte è evidente, ha delle forme sociali leggibili. Aumenteranno, tutto ci segnala questo, anche le forme di una terza modalità di sofferenza della nostra convivenza. Quella silenziosa, quella anomica, quella abulica, quella sofferenza che diventa abbandono, ritrazione dal vivere, chiusura nei margini, lasciare la presa, dicevamo l'altra volta. Ecco, qui o ci sarà una incredibile capacità di veglia e di visita dentro le nostre convivenze,
tantissime storie scivoleranno fuori dalla convivenza e anche fuori dalla vita. E non lasciare la speranza, non lasciare la presa di tanti fragili, di tanti abbandonati o ritratti fuori. E ci vorrà una qualità nuova di attenzione, una nuova capacità di vivere nelle presenze reciproche, attente, prossime. Aumenterà quest'area della necessità di cura sociale. Allora, l'ascolto dovrà farsi presso queste situazioni di vita. Non potrà essere tutto concentrato soltanto nei centri di ascolto, nei luoghi dell'ascolto. O si entrerà nelle trame fini, silenziose, nascoste, di queste realtà che avranno anche la configurazione di vite e di case normali, di corpi non particolarmente segnati dagli elementi della marginalità adulta grave. E non si manifesteranno con comportamenti di disagio profondo, molto vistosi. Saranno da incontrare, da scoprire. E non sarà semplice tutto questo. E sarà una sfida preziosa, grande. Sentirsi di nuovo una comunità di destino. E vorrà dire essere capaci di questa profonda attenzione silenziosa a una tutela della vita che è anzitutto riserbo, cura, scoperta di una vita che sfinisce. Ecco, lavorare attorno a queste tre grandi questioni che attraversano e attraverseranno in modo acuto la nostra convivenza vuol dire in parte fare cose che abbiamo sempre fatto. Attorno al disagio sappiamo più o meno come lavorare. Attorno al conflitto un po' di meno, nel modo nuovo che ci verrà chiesto. In questa capacità continua di essere operatori di ricomposizione e di riconciliazione, nella creazione continua di luoghi in cui possa manifestarsi per essere letto, riletto, preso dentro narrazioni. In questo dovremo apprendere forme di presenza, inventarle, apprendere anche saperi, capacità, competenze, in parte inedite. E anche sulla terza area, quella del buio, dell'abbandono, del vivere, del lasciare la presa sulla vita, dovremo apprendere una nuova capacità di presenza silenziosa e attenta, poco sbandierata. D'altronde, già da prima della pandemia, arrivavano i consultori o arrivavano i luoghi della cura, della sofferenza grave, condizioni umane estenuate che avrebbero dovuto essere incontrate prima. Si sarebbe dovuti stare attenti, si sarebbe dovuto vedere, si sarebbe dovuto accompagnare già da prima. Creare una capacità di una comunità di vegliare su se stessa non sarà semplice. Perché chiede una generosità nuova, non chiede a luoghi particolari o specialismi, chiede qualcosa di diverso dalla delega o dal sostegno alle opere di carità, no, chiede un atteggiamento reciproco di attenzione,
e di cura da coltivare continuamente nei luoghi della vita quotidiana, nei vicinati, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei modi in cui stiamo attenti gli uni agli altri, conviviamo. Ci accorgiamo di chi c'è e di chi non c'è. E ecco, è la vita di ognuno che è vita comune, che può essere vita in comune, che può essere vita condivisa, che deve provare a essere vita presa in attenzione. Vorrei chiudere questa seconda riflessione con una sottolineatura particolare. Il virus ha avuto un impatto molto forte, profondo, anche sproporzionato sui giovani. Non perché loro abbiano rappresentato i casi difficili da trattare dal punto di vista medico, no. E sono stati soprattutto gli anziani a morire, gli adulti anziani, a vivere dei percorsi particolarissimi di malattia, ma i giovani sono stati colpiti in modo profondo, in un altro senso, nella loro capacità di poter pensarsi al futuro, di poter vivere una loro capacità di collocazione dentro il tempo. E i giovani con risorse, quelli che si sono messi a disposizione nel volontariato, nella protezione civile, sono stati tanti, tanti. Ma tutte le ricerche ci dicono che i giovani con risorse, con istruzione, con capacità d'autonomia, di iniziativa e di uso delle nuove tecnologie, non sono molto più di un quarto, neanche un terzo del totale dei giovani. Molti giovani sono senza risorse, sono senza lavoro, a volte sono senza competenze d'autonomia, di progettazione. Quasi il 20% dei giovani ha smesso di lavorare e non sa se potrà riprendere a lavorare. E moltissimi giovani, moltissimi, non sanno se riusciranno a rispondere ai loro bisogni, a progettare il futuro. E dovremo stare attenti a loro, nella nostra operosità, in modo inedito. Siamo abituati a stare attenti ad adulti, ad anziani, dalle vite compromesse, forse meno attenti ai percorsi di infragilimento grande delle vite giovani. Qui dovremo concentrare in modo particolare la nostra attenzione sulle giovani e sui giovani che hanno paura di perdere futuro, e con i quali non potremo che provare ad aprire continuamente cantieri, esperienze, forme di convivenza, sui quali costruire inizi di futuro, oasi di fraternità, le piccole arche di Noè, di cui parla Edgar Morin. Grazie.